più avanti e tagli se li fa. Ma se mi dici cantante, 50 anni ed è bionda, te ne dico 70, no? Esatto. E il campanello a che serve? Per notare. Non ci si mai giocare? No. Ciao! Bentornati alla nuova puntata delle Indie Vlog. Mia Virginia 31, Furio Camillo, 001181 Roma. Siamo sempre qui e siccome oggi avevamo voglia di giocare un po', abbiamo deciso tutti e tre insieme di fare un bel gioco, ma di farlo anche con voi. Io sono stata costretta. Agata ha deciso dei personaggi del mondo dello spettacolo che noi dobbiamo indovinare. Ci darà solo tre indizi, noi abbiamo a disposizione una domanda ciascuno. Ci dobbiamo prenotare con questo fantastico fantasticino. E poi dobbiamo scrivere il nome del personaggio qui. Se indoviniamo, l'altra persona prende una lavagnata in testa. Questa cosa l'ho decisa adesso. Quindi, 3, 2, 1, possiamo iniziare. Allora, iniziamo con il primo personaggio. È un uomo, ha 67 anni. La materia. E siccome è il primo, vi voglio dare una mano. Allora, è un critico d'arte. Devi prima scrivere, capro. Esatto, è capra. La risposta esatta è? Garbi. Esatto. Però ho scritto tutto il nome. No, Agata, a che ora è il punto? Scusa, guarda. Io sono imparziale. No, devi dare il punto, guarda. Non ci vedo. Guarda. Non vedo. Ma devi, a chi lo prende il punto? Ma tu non mi avevi detto che dovevo prima scrivere e poi suonare. È una donna, ha 76 anni ed è scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista. Ma combina l'intero personaggio televisivo e anche conduttrice della Repubblica Italiana. È sceneggiatrice. Paganini non ripete. È sulla Rai o su Mediaset? Ultimamente su Mediaset. Che colore hai i capelli? Grigi. Vi ricordo la prenotazione dopo aver scritto sulla lavagnata. Barbara Alberti. Esatto! Comunque devi scrivere al padre. Ma se non sapevo proprio chi scrive. È un uomo, ha 29 anni, ed è un rapper e cantante italiano. Danny? Come si chiama? Ah, io ho una domanda. Oddio, come si chiama? È un uomo, ha 77 anni ed è attore e doppiatore italiano. Nelly? Domingo? Placido Domingo. Michele. Scusate. Grignano c'ha 70 anni. Esatto, 77 anni. Il mio già ci sta avvicinando. È Giancarlo Giannini. È una donna, ha 52 anni ed è una showgirl, attrice e imprenditrice italiana. È mora? No. C'ha la luce sparata in faccia? Non è Barbara Bush. Ti voglio regalare un altro indizio.
Le stelle c'entrano qualcosa. No! 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 Come si chiama? Le Elena! Come ti chiama Vivi? Ma ci sei! Bionda! Mi veniva la letta Marina. L'ho pure incontrata la Maria Marina. Politica no. E non è in un autogrill. Alle 3 di notte. È un uomo. Non è più vivo. Ha 55 anni. E di professione fa il giornalista papirologo. Il giornalista? È il papirologo. Cioè studia i papiri? Esatto. E se uno non sa il nome ma sa il soprannome? Va bene anche. Ho furato prima. Marco Paese. Vai. Quello di Voyager. La produzione, quello che... Fonico. Quello che presenta Voyager. Cioè. Sbagliato. Grande! Aristide Malnati, detto Mummi. È un amico di quello che la è attualmente al Grande Fratello. Non guardo il Grande Fratello, ma cosa ne so. È una donna, ha 25 anni ed è una cantante, oltre che un personaggio televisivo. Vi do un altro aiutino. C'hai i soldi. Tu quanti anni te? C'hai i soldi. Di chi è? Chi è il suo motorino? Dai, tutti e due. Esatto. Allora, ha 78 anni. E la quale è un uomo ed è un attore italiano. Non so neanche come si scrive. Ah, non lo volete? Benissimo. Vai. Io non so come si scrive. Terence. Era Fabio Testi. Leggio. Ullala. Ullala, 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 la. Passa parola, ridi con noi. Ullala, 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 la. È una donna. Ha 56 anni ed è un'attrice, una conduttrice televisiva showgirl italiana. Non è lei però. Quella mia obiettiva. Sbagliato, non è Lelia. Un uomo ha 67 anni ed è un giornalista, conduttore televisivo, anche conduttore radiofonico italiano. È un uomo a 56 anni ed è un attore personaggio televisivo. È particolarmente adirato. Esaltato. Dipende dai punti di vista. Si infervora facilmente. È mutanda! È mutanda! Tequila boom boom! Questa è di velocità pure. Come Barbara D'Urso. Beh, se seguite un minimo la TV. Due persone che non. Allora, è un cantante, un cantautore, è un uomo. È molto particolare come persona. E diciamo che le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Brava! Mi serve la TV, ma tu che cavolo fai? Tu? Le buone intenzioni! Dov'è il buco? 83 anni! Ma io sono dovuto perché da 83 anni, esatto. Quindi l'è da tua? È un uomo, non è un uomo. Ed è stato, questo lo aggiungo io, un grande conduttore televisivo. A Tiburtino mi sono fatto. Che si nascondeva per non farsi vedere dai fatti.
Io sto proprio, cioè non c'ho proprio niente. Oddio, come si chiama? Diciamo che inventa. Bravo! Grazie Agata! Ringraziamo Agata per averci dato il suo supporto morale, fisico e quant'altro. E la gentile concessione della sua voce. E salutiamo Valeria Marini di Come Diciamo Sempre. Ah, oggi lui non ha la maglietta, scrivete nei commenti che è una brutta persona perché io mi devo ricordare cose delle date. E insultatelo, e quindi, come diciamo sempre, tante belle cose!